Ciao a tutti e bentornati sul canale. Anche oggi vi invito, come sempre, a accendere la campanellina, a iscrivervi al canale, a condividere i contenuti se vi dovessero piacere, a mettere un mi piace e eventualmente a commentare per poter parlare di quello che vi può interessare. Riprendo in questo video, un po' una mia, polemica personale, fatta. Che vale più che altro per mettere un po', fare un po' di chiarezza, visto e considerato la portata dei fenomeni, la portata delle emittenti, che chiamo in causa, non mi aspetto di poter fare moltissimo, ma è chiaro che sia necessario, contrastare la disinformazione che queste reti, che parlano di libertà di informazione, che in realtà fanno disinformazione, cattiva informazione. È necessario contrastarle. In questo momento mi riferisco più che altro a un post di un annetto fa, o di un commento, non so se poi abbia fatto altro, di Mazzucco, il quale ha circa un anno fa scritto contro l'utilizzo del termine neurodiversità. Lui ne fa un equivalente del termine autistico. Dice nel suo post, nel suo scritto, dice che ade da adesso noi autistici non ci definiremmo più autistici ma neurodiversi, che questo sarebbe un modo del sistema per rendere l'autismo, che sarebbe la grande tragedia del millennio, renderla qualcosa di accettabile. E addirittura il capitalismo sarebbe lì per assorbirci e per poterci rendere l'autismo stesso qualcosa addirittura di favorevole al sistema, progettando quindi tutta una società in funzione di una sottomissione, sempre questo è un po' il sottointeso che viene dato da come intendono queste persone l'autismo, una sottomissione al sistema e persone diminuite perché persone cerebrolese, persone con quindi minore capacità di resistere, persone malate, viene costantemente tirata fuori la parola malato, e in quest'ottica queste persone malate sarebbero funzionali al sistema. E addirittura la conclusione di Mazzucco è che se continuare questo andazzo, le persone potrebbero tranquillamente smettere di. I bambini normali, utilizza proprio questo termine, dovrebbero cominciare quasi a temere, a rammaricarsi di essere normali, perché ai bambini autistici che vengono dichiarati neurodiversi. Verrebbero concesse tutta una serie di diritti, così tanti diritti da creare questo ghetto per le persone normali, termine utilizzato da lui, e quindi rendere ormai il mondo tutto a misura di persona anormale. Questo discorso fa il paio, assolutamente, basta un po' guardarlo, ai discorsi che fa spesso Fusaro sulla teoria gender, col delirio. Che viene fuori dalla mente di fasciste di destra che vogliono assimilare l'aumento di visibilità e l'aumento dei diritti della comunità LGBTQ. E quindi anche il poter comparire pubblicamente di una persona trans, tutto ciò viene visto come un complotto del capitale per far aumentare le persone devirilizzate, usato questo termine Fusaro, e grazie a questa tecnica un mondo senza veri maschi, fondamentalmente sarebbe un mondo, questo è un discorso di Fusaro non mio, un mondo senza veri maschi sarebbe un mondo molto incline a farsi sottomettere. La questione fa il cerchio e fa il paio e sono dichiarazioni speculari molto simili. In realtà, oltre a essere un delirio reazionario che fa sì che nella società si vogliano mantenere i privilegi,
E quindi chi ha i privilegi lotta perché chi comincia a prendere voce comincia a voler battere i pugni per poter essere considerato umano. Chi ha privilegi non vuole tutto ciò e quindi reprime, stigmatizzando e in qualche modo dicendo tornate nell'ombra, non rompete le scatole. Oltre ad avere questo tipico atteggiamento da persona che non vuole mollare i propri privilegi, Mazzucco dimostra anche ignoranza nell'utilizzo del termine neurodiversità e neurodiverso. Il termine neurodiversità è stato coniato da Judy Singer ormai alcuni decenni fa e lei sta dando. Lo ha rivisto il concetto in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, facendo qualcosa che in realtà dovrebbe attrarre molto l'attenzione di tutti coloro che vogliono una lotta politica, di tutti coloro che per esempio fanno una lotta antispecista, ad esempio, è una lotta anarchica. Il pensiero di Judy Singer è che in realtà, ovviamente, non è come dice Mazzucco, neurodiversità non è sinonimo di autismo, ma neurodiversità è la modalità in cui è la Terra in questo momento, nel senso non esistono due cervelli uguali. Neurodiversità è una fotografia del mondo attuale, in cui le persone sono tutte differenti e quindi ogni cervello è un cervello differente e quindi un cervello neurodiverso. Lei fa un parallelo diretto con la biodiversità e in questa biodiversità ciò che lei nota e fa notare è che ogni specie animale, ogni individuo di ogni specie ha un posto nella sua in natura, occupa una sua nicchia ecologica e con la selezione naturale si è selezionata una funzione, si è selezionata un luogo sul pianeta in cui stare. Così come succede per le specie animali e così come succede per le altre specie animali, così come la differenza diventa un modo per una ricchezza, ovviamente, ma anche un avere tutti quanti la stessa identica dignità, lo stesso identico diritto alla vita e a esistere, senza che esistano specie più importanti o specie meno importanti, ma tutte quante compongono appunto questo mosaico e questa grande varietà e questa possibilità del reale e della realtà di essere fatto da tutte le specie che esistono. Così la neurodiversità dà agli individui umani tutti quanti di occupare col loro cervello e le peculiarità del loro cervello stesso uno spazio e una nicchia ecologica che lo caratterizza e che valorizza le sue caratteristiche, non mettendolo in condizioni di inferiorità, ma neanche in condizioni di superiorità. Ciascuno è differente, ciascuno è chi è, e la propria differenza non va messa su una verticalità, ma tutti quanti andiamo valorizzati per ciò che siamo, per il nostro valore, e apprezzati per quelle specificità che sono anche punti di forza. Questo discorso credo che sia molto interessante, molto importante, più volte ribadito. Cioè, sicuramente esiste qualcosa, cioè statisticamente esistono nella neurodiversità esistono dei gruppi, ma per indicare quei gruppi esiste per esempio il termine naturalmente autistico, per esempio, o il termine allistico. Tutte le componenti della realtà possono essere fatte dei macrogruppi e utilizzare, lo dice lei stessa, utilizzare un termine specifico per indicare questi macrogruppi. Questo non va a sminuire anche la possibilità di utilizzare una definizione e di valorizzare ciò che quella definizione racchiude, quindi per esempio creare un'assistenza al bambino autistico
per le specificità che ha, assistenza non in senso medico perché il bambino autistico necessiti necessariamente di intervento medico, ma creare un supporto perché la società crea spesso il rifiuto per il bambino autistico, quindi in questo senso. Questo non va sminuito dal concetto di neurodiversità, ma il concetto crea la possibilità di vedere la realtà in modo completamente differente, senza una normalità che sia qualcosa verso cui si debba tendere. È un qualcosa che schiacci la diversità, in realtà impoverendo la realtà come le monoculture. Perché un po' quello che viene alla mente è che un mondo senza questo intervento, intervento umano della normalizzazione è un mondo che è come se fosse una foresta amazzonica piena di specie, piena di specie animali, specie vegetali, che pullula e in cui ciascuno ha il proprio ruolo, la propria funzione, la propria nicchia, il proprio posto, mentre la voglia normalizzante che si ha costantemente nella nostra società, il conformismo che viene imposto, crea una situazione di assimilazione forzata che impoverisce tutto quanto, forza gli individui, snaturandoli e creando un paesaggio in cui si è un po' tutti come in un campo di mais o come in un campo di una qualunque monocultura in cui tutti si deve, più o meno ci si discosta, ma ci si può discostare entro uno standard accettabile, altrimenti l'oggetto viene scartato. Questo è privare la vita della sua vera essenza, che è la varietà, e la varietà è anche un modo per poter prosperare, perché in una monocultura poi la natura ha inventato varie tecniche per creare la varietà, perché in natura una monocultura è attaccabile da un solo virus e può distruggere tutto quanto, mentre un luogo in cui esistano anche più varietà della stessa specie ha possibilità di resistere maggiormente agli attacchi di qualunque tipo di patogeno, qualunque tipo di malattia o attacco. Quindi quello verso cui dobbiamo andare è un mondo di biodiversità, un mondo di neurodiversità che valorizzi tutte le specificità, valorizzi tutti gli individui e non schiacci l'individuo verso una normalità che non esiste, che è dannosa e che crea soltanto la possibilità di scomparire. Bene, credo di aver finito con questo video, vi rimando ai prossimi, vi invito a commentare e vi saluto tanto. Ciao!